Ben ritrovati in questa nuova puntata di IGP Tech Blog. Ciao a tutti. L'altra sera mi è capitato in home page un video particolare di Follower Zero, un canale che tratta particolarmente un ambiente di sviluppo per sviluppare software per le macchine 8-bit di Commodore. Parliamo infatti di CBM PRG Studio, che confondevo con il C64 Studio, che è molto simile, ma a parte che questo software è molto più completo, la funzionalità che mi ha colpito di questo video è uno strumento presente all'interno di CBM PRG Studio che andiamo a vedere un attimino velocemente. Welcome to IGP Tech Blog. This is my YouTube channel. Music production and mastering, programming and network computing. Lo strumento in questione si chiama SID, SID Tool. Il SID Tool non è altro che una funzionalità integrata in CBM PRG Studio che vi permette di impostare il SID per fare musica con il Commodore 64. Chiaramente fare musica col Commodore 64 sia in Basic che in Assembler è comunque un incubo. Però permette di settare comunque delle cose. Possiamo per esempio settare sulla voce 1 il dente di sega, ad esempio, e poi andare sulla tastiera e a questo punto selezionare la voce e suonare. Chiaramente si possono anche utilizzare dispositivi MIDI esterni. Ho voluto parlarne brevemente di questo tool qui perché mi ha ricordato una cosa che possiedo, di cui avevo già fatto un video in precedenza, ma essendo stata praticamente una live, tra l'altro la mia prima live con attrezzatura un po' scarsa, la qualità era pressoché discutibile. Quindi oggi voglio ripresentarvi questo oggetto in una veste nuova. Stiamo parlando praticamente di questa cartuccia che conservo con la massima cura, che acquistai nell'anno 2013, ovvero questa. Non so se si legge, ma penso di sì. Questa cartuccia qui si chiama Msia MIDI Software ed è prodotta da 8-Bit Ventures e andiamo a vedere le sue caratteristiche principali. Per spiegare tutte le funzionalità presenti all'interno di questo oggetto mi servirebbe un video di più di 3 ore, quindi oggi andiamo a introdurre brevemente le caratteristiche e nei prossimi video andremo più a fondo. 8-Bit Ventures è il produttore ufficiale di questa cartuccia. Questo è il suo sito ufficiale. Rispetto all'anno in cui acquistai la cartuccia, noto che ha prodotto un dispositivo nuovo che permette di emulare il drive 1541, collegare i joystick Atari Commodore, nonché i joystick USB attuali al Commodore 64 e anche le chiavette per poter utilizzare come emulazione drive. Sembra interessante, ma noi parliamo di questa cartuccia che, ahimè, noto già che il prezzo non è né diminuito né aumentato, è rimasto praticamente lo stesso nel corso degli anni. Io l'ho pagata 50 euro circa nel 2013, se la dovessi riacquistare oggi la pagherei più o meno la stessa cifra, quindi siamo sempre lì. Tra le particolarità di questa cartuccia, la prima che spicca, e la vedete anche qui nella foto, è la presenza di una porta MIDI. Si tratta di una porta MIDI in, quindi la cartuccia è soltanto in grado di ricevere dati MIDI, non è in grado di inviarli perché non sono presenti né porte through e né porte out. Poi c'è da dire che, a parte il fatto di essere MIDI, quindi di poter suonare Commodore 64 con una tastiera MIDI o tramite un sequencer esterno, la vera chicca di questa cartuccia per Commodore 64 non è tanto la presenza di una porta MIDI, che comunque è una figata, ma è il parco software contenuto al suo interno. Dovete sapere che questa cartuccia trasformerà il vostro Commodore 64 in una potente, moderna Digital Audio Workstation, ovvero una suite software che vi permetterà di produrre musica come fareste al giorno d'oggi con Cubase, FL Studio, Ableton, Pro Tools. Andiamo a vedere a questo punto alcune delle caratteristiche. Il programma più potente di questa cartuccia è il sequencer. Il sequencer infatti ricalca molto le moderne Digital Audio Workstation, con una tracklist arrange. Provo a ingrandire ancora un po'. Avete la possibilità di modificare minuziosamente tutti i parametri del SID e addirittura c'è un piano roll come sulle Digital Audio Workstation moderne. Quindi riproduce esattamente lo stesso feeling di creare musica con un software moderno.
Chiaramente, oltre al sequencer, che è il programma più potente incluso in questa cartuccia, è presente anche un sintetizzatore mono che ricorda un po' il Rebirth, la TR-808, ma che è più adatto a emulare suoni di basso, quindi un Moog. È presente anche un campionatore che permetterà di leggere e riprodurre sample audio con una qualità chiaramente a 4 bit, quella originale di Commodore, quindi non è presente una routine all'interno che riesca a riprodurre campione d'alta fedeltà come siamo abituati ad ascoltare con le Ultimate oppure la Sidekicks. Comunque è veramente una cosa molto potente. C'è anche una batteria che ricorda appunto la TR-808 della Roland. C'è veramente un bel po' di roba sotto il fuoco, quindi sono presenti anche funzioni di diagnostica per controllare che il SID funziona e tante cose. Concludendo il video, vi dico che la cartuccia funziona con entrambi i modelli di SID, sia con il 6581 che con l'8580, quindi non avete problemi qualsiasi SID abbiate sul vostro Commodore 64. Questo video per adesso si conclude qui, noi ci vediamo al prossimo e nel prossimo video cominceremo ad esplorare nel dettaglio questa cartuccia poco per volta. Chiaramente andremo ad utilizzare il programma di Sequencer, che è quello più completo in assoluto, che vi permetterà non soltanto di creare parti, melodie, ma vi permetterà anche di disegnare i vostri sound tramite il SID. Noi ci vediamo al prossimo video, mi raccomando iscrivetevi al mio canale e attivate anche le notifiche. Ciao a tutti!